riaccendere le imprese attraverso la finanza digitale. Oggi non solo è possibile, ma forse è l'unica strada. Assolutamente, no. Io ho rappresentato prima quanto fossero importanti eventi come questo di oggi, perché dobbiamo diffondere nell'ambito, come dire, della categoria imprenditoriale anche la possibilità dell'utilizzo, la conoscenza relativa a questi strumenti che oggi esistono e che consentono determinate iniziative imprenditoriali di prendere il volo. Abbiamo fatto anche riferimento alla circostanza che nella nostra area, per creatività, per settori in cui praticamente operiamo, quello dell'agricoltura, il turismo, che sono quelli, insomma, i principali motori dello sviluppo economico della nostra area, sostanzialmente la presenza di questi strumenti possono darci, come dire, una mano fondamentale. Stamattina si parla di crowdfunding, ma è qualcosa che già esisteva nel tempo, solo oggi si attua un po' di più. Si attua di più perché si sono in primo luogo perfezionati gli strumenti per quanto riguarda il loro utilizzo, si è diffusa maggiormente anche la possibilità di poter essere utilizzati, anche la stessa Consob in particolare ha corretto alcune posizioni in precedenza praticamente assunte. Oggi ritengo che sia uno strumento di grande attualità. Mi ha molto colpito la presenza di questa impresa di giovani, giovanissimi, oggi che presentano questo caso studio all'interno praticamente dell'evento, dove in sostanza l'argomento è quello di un servizio di misurazione dell'inquinamento ambientale. Abbiamo visto l'attualità del problema di Torino, dove ormai praticamente sono giorni che stanno con le finestre chiuse, come strumento da inserire all'interno praticamente di arredo urbano, quindi panchine munite di misuratori dell'inquinamento ambientale. Questo è un esempio significativo di questa tipologia di attività imprenditoriale che utilizzerà proprio lo strumento del crowdfunding per cercare di rilanciare la propria attività. Secondo lei quali sono le principali problematiche che devono essere superate oggi dalle imprese? Come? Ma noi diciamo che siamo in una fase, parlo anche per la categoria professionale, dove c'è una saturazione di alcune tipologie di servizi e quindi bisogna avere il coraggio di capire per tempo che bisogna cominciare ad andare oltre e quindi cominciare a avere visioni diverse rispetto a quelle praticamente ordinarie. E quindi la possibilità, come dire, dei venditori si è fatta sempre più forte, quindi si è compresa la necessità di cominciare a lavorare sempre di più in questi ambiti completamente nuovi, usufruendo di queste soluzioni assolutamente alternative. Anche noi come categoria professionale abbiamo compreso questo tipo di necessità, quindi da un lato come dottori commercialisti dobbiamo cominciare anche a guardare oltre la tipologia di attività nostra classica, quella delle dichiarazioni, della contabilità, del fisco eccetera, ma comprendere sempre di più sia un'assistenza del controllo di gestione, sia un'assistenza nell'individuazione di strumenti alternativi di finanza per consentire a determinate imprese di poter spiccare il volo. Tanti giovani, tanti cervelli ci sono praticamente al sud, ne parlavamo prima, un po' per attitudine, un po' per caratteristiche del nostro territorio dove la creatività è sempre presente, e quindi noi dovremmo come categoria di dottori commercialisti essere anche il motore, l'anello, la cinghia di trasmissione tra gli strumenti che praticamente ci sono e questa creatività, per incanalarla su percorsi che siano sempre più virtuosi. Come è iniziata questa avventura finanziaria, tra virgolette, che vi ha portato a grandi successi? Sì, io e l'altro socio fondatore, Daniele Sofia, siamo dottori di ricerca in ingegneria industriale presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Salerno e negli anni, circa 3 anni fa, abbiamo realizzato un prototipo di stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria che avesse determinate caratteristiche sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista anche economico, e cioè avesse un basso costo. Da qui abbiamo fondato una startup innovativa, Sense Square SRL, nel febbraio 2016, ed abbiamo installato le prime stazioni di monitoraggio a Milano, a Firenze ed anche qualcuna qui a Salerno. Adesso ci troviamo nella condizione in cui ci stiamo fondamentalmente espandendo e vogliamo provare questo modello finanziario molto innovativo, che poi è il fulcro della presentazione del convegno di oggi sulla Digital Revolution, e cioè uno strumento finanziario chiamato crowdfunding. Essenzialmente avvieremo oggi, si avvia una raccolta fondi sul territorio di Salerno affinché
possa essere realizzata la prima rete di monitoraggio della qualità dell'aria ad elevata risoluzione spaziale e temporale proprio durante il periodo delle luci d'artista, quindi il periodo di affluenza maggiore da un punto di vista turistico nella nostra città di Salerno. Essenzialmente questo è un primo modello, chiaramente siamo partiti da Salerno per ovvie maggiori, insomma, di origine e di legame con l'Università di Salerno ed il territorio, però la nostra intenzione è quella di espandere questo modello di crowdfunding, cioè ogni singolo cittadino o impresa può rendersi partecipe del monitoraggio della qualità dell'aria diffuso sul territorio e quindi sapere in tempo reale, essere informato in tempo reale della qualità dell'aria che respira in ogni istante della propria vita. Tema assolutamente caldo, vediamo insomma in questi a Torino quello che sta accadendo. Esattamente, in questi giorni, soprattutto al nord Italia, in particolar modo a Torino, se ne sta parlando. Quello che facciamo noi è rendere disponibili i dati in tempo reale, 24 ore su 24 ed in continuo, a tutti i cittadini riguardo l'aria che respirano. Come possono i cittadini collaborare? Esattamente, donando anche un euro, 5 euro, 10 euro, poi insomma a seconda delle proprie disponibilità, si potrà partecipare a questo fondo per la realizzazione di questa rete di monitoraggio qui a Salerno. In cambio che cosa ottiene il cittadino? Chiaramente le stazioni sul proprio territorio ed un'applicazione, la possibilità di scaricare un'applicazione mobile, chiaramente ci sarà anche il sito, però insomma in quest'epoca digitale è chiaro che l'applicazione mobile è più semplice, attraverso cui fruire di questi dati del monitoraggio. Un esempio, per esempio, su tutti: una famiglia che ha un bambino piccolo, piuttosto che chi ha problemi d'asma, oppure chi è particolarmente attento alle attività sportive o alla propria salute. Attività sportive, ad esempio, voglio andare a correre, fare jogging, ok? Facendo un esempio molto nostrano, consultando l'applicazione mobile di Sense Square, si potrà decidere se scegliere di andare a correre sul lungomare piuttosto che a Parco Mercatello, perché uno chiaramente sceglie la zona della città con l'aria più pulita. Chiaramente noi non ci poniamo come una società che voglia evidenziare negatività riguardo il problema dell'inquinamento atmosferico, ma fare esattamente l'opposto, e cioè cercare di evidenziare i problemi dove ci sono e cercare di risolverli, quindi attraverso la mappa del territorio e delle concentrazioni degli inquinanti in una singola città, cercando poi di risolvere il problema. Dall'altro lato, quello di valorizzare la qualità dell'aria di dove l'aria è particolarmente pura, ad esempio, un esempio su tutti, per esempio una sorta di bandiera blu di Lega Ambiente per l'acqua, le acque di balneazione, ok? Noi stiamo depositando un marchio, Nuvola Verde, che è esattamente la stessa cosa, però sulla qualità dell'aria. Perché l'acqua magari ci interessa soltanto da maggio a settembre, insomma, parliamoci chiaramente. L'aria che respiriamo è ogni giorno e magari uno ogni weekend si reca in una località montana, una zona rurale, gli agriturismi, insomma, crescono a doppia cifra di anno in anno come accoglienza, ok? Noi saremo la bandiera blu, però invece che per le acque, per la qualità dell'aria, in maniera tale da scegliere le giuste località dove andare a respirare un po' d'aria pura nel weekend.